plastic bag. Eccoci qui, siamo fuori dalla chiesa per intervistare alcune persone su cosa ne pensano sull'oratorio. Possiamo fare un'intervista? Che lei sa cos'è l'oratorio? No, non lo so cos'è, me lo dica lei. È un centro di ritrovo, esatto, tra ragazzi. A lei piacerebbe riaprire l'oratorio? Come no? Quale attività le piacerebbe riproporre? A livello creativo. Ai vostri tempi com'era l'oratorio? Ai vostri tempi si faceva catechismo e poi si andava a giocare. Porterete i vostri figli e nipoti all'oratorio? Come no? Fuori uno, abbiamo intervistato una persona. Come vuoi? Posso fare un'intervista? Ok. Una domanda, dimmi, che domanda devi fare? Sa cos'è l'oratorio? Sì, dove si riuniscono tutti i bambini per imparare determinate cose. E ti piacerebbe riaprirlo? Certo, deve essere aperto. Quale attività ti proporreste? Ma tutte le attività possibili per i ragazzi, dove c'è la convivenza con tutto, l'amicizia e via dicendo. Ai vostri tempi come era l'oratorio? Ma ai miei tempi non c'era l'oratorio. Sa che cos'è l'oratorio? Sì. E vi piacerebbe riaprirlo? Beh, se tenessi più soldi l'avresti veramente. Non ce l'ho i soldi per aprirlo. No, nel senso, se si riaprirebbe sarebbe contento? Io sono contento se si apre, sei bravo. Quale attività riproporrete? Ma attività che possono fare dai piccoli ai grandi. Ai vostri figli com'era l'oratorio? I miei figli non ci sono andati all'oratorio, sai perché? A quei tempi là non ci stavano. Sono tutti e due grandi. Portereste i vostri figli o i vostri nipoti? Sì, ma i nipoti non ce l'ho, non mi si sono sposati. Vabbè. Se no ce lo porterei. Ok, grazie. Allora potreste portare anche dei figli degli amici. Sì, le figlie degli amici. Io, se non ce lo porti, consiglio di andarci. Ok, grazie. Lei sa cos'è l'oratorio? Benvenuto. Lei sa cos'è l'oratorio? Sì. Dove stanno i bambini abbandonati? No, quello è l'orfanotrofio. E uno è uguale. No. L'oratorio è un luogo dove... Dio! Ecco, le domande. Vieni, dai. Sai che cos'è l'oratorio? Sai che cos'è l'oratorio? Dove stanno i bambini abbandonati? Ma perché voi state all'oratorio? Stiamo facendo le domande. Stiamo intervistando delle persone per sapere cosa Sì, io lo so che cos'è l'oratorio. È un circolo ricreativo per i bambini, dove verso la parrocchia. Piacerebbe riaprire l'oratorio? Sì. Perché è chiuso? No, perché è stato chiuso per un lungo periodo. Ma perché è stato chiuso? Sì, che mi piacerebbe che si riaprisse. Perché noi stiamo cercando di fare appunto questo per dare l'opportunità a riaprire. Bravo. Quale attività proporresti? Quale attività? Pallavolo. Pallavolo, ping pong, calcetto, teatro. Tutte attività che si possono svolgere nell'oratorio. Bravo. Ai vostri tempi com'era l'oratorio? Era bella, proprio qua. Sì, qui ora. Sai che ci stava? Allora ci stava un palo, che poi ci stavano delle corde, che uno ci metteva una gamba, capito? Come si chiama? Camice in culo. Uno correva, capito? Io ci sono fatto grande allora. Oh, fammi via bella sta fotografia, eh? No, non è l'intervento. Quali attività vorresti? Allora, che ne so... Vabbè, il gioco di società. Qualche laboratorio, un laboratorio teatrale, un laboratorio, che ne so, un decoupage, le perline, oppure il ricamo. Il ricamo è una cosa molto antica, però per le bambine è bello saperlo. Che ne dite? Ai vostri tempi com'era l'oratorio? Bellissimo. Sai che faceva?
E poi alla fine dell'oratorio, alla fine dell'anno, facevamo un giorno una grande festa, proprio fuori al campetto. Allora chi sapeva cantare faceva il coro e faceva i canti, faceva il teatro, poi si esponevano tutti i lavori, tutti i ricami, tutti i lavoretti che avevamo fatto durante l'inverno dell'oratorio, si faceva la corsa dei sacchi, si faceva il pattinaggio, si facevano tutti i giochi, i maschi facevano pure il calcetto, la pallacanestro, così, e facevamo questa grande festa che iniziava dalle 4 del pomeriggio fino alla sera tardi, le 9, le 10, si mangiava insieme, era bellissimo. Sì, è una bella idea. Ok, ma quale attività proporresti? Le attività sarebbero fare tante, però penso che quello saranno i ragazzi stessi a dire quello che più gli può piacere fare, perché già il fatto di stare insieme, comunicare, già giocare è già bello. Poi saranno loro, penso, a proporre più di noi genitori quello. Salve! Ai vostri tempi com'era l'oratorio? Io non l'ho frequentato molto, però quel po' che andavo era stare insieme, chiacchierare, parlare un po'. Porteresti figli o nipoti all'oratorio? Sì, sì. Sì, ci sono andata da piccola. Bella, mi piaceva tanto. Quale attività proponesti? Ma un po' di tutto, dal gioco agli incontri per fare cartelloni, per attività anche della chiesa. Porteresti i vostri figli o nipoti all'oratorio? Di un incontro, di ritrovo dei giovani dentro la chiesa. Vi piacerebbe riaprire l'oratorio? Come? Deve essere riaperto e deve rimanere aperto in tutte le certe ore dopo che avete studiato. Quale attività proporresti? I cori, lo sport e tante altre cose, tanti altri divertimenti. Ai vostri tempi com'era l'oratorio? Molto bello, perché ci stavano un sacco di gente, un sacco di giovani, c'era un prete molto bravo e dei giovani erano circa 500. Portereste i vostri figli o nipoti all'oratorio? Sì. Adesso abbiamo finito il nostro servizio, linea allo studio! Vorrei inserire nel mio repertorio una canzoncina da cantare all'oratorio. Gli accordi sono molto semplici da suonare, non c'è nemmeno un barré. Se le ragazze poi fanno i cori viene molto meglio, perché questa canzone si canta almeno in tre. All'oratorio il sacro si incontra col profano, gli offre una spuma e poi si stringono la mano. Volendo c'è posto per un altro chitarrista che potrebbe fare. È facile. Bonghetti.